resta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per il bene del paese, nemmeno ne discuto, insomma, questo è un ciclo finito. Ma io spero che anche questa formazione ritrovi un ruolo, che non sia solo anti, approfitto, in punta di piede, nel mio paese, che mi appartiene tanto e quanto, di rivolgere ai militanti di quest'area, a lui stesso se vuole sentirlo, so che è un po' testone, ma io sono testato più di lui. Io vorrei che questa formazione trovasse, diciamo, un ruolo attivo, vorrei che si occupasse di economia, tutelasse i piccoli e medi imprenditori del sud, se no fra poco giochiamo a bottega, sono andati ai contadini, commercianti, professionisti, artigiani, ecco, che è un motivo per cui nasce questo partito neomeridionalista, non per aggiungere una cosa ridicola al casino osceno che è già acceso. E l'altra cosa, vorrei che Antonio e i suoi amici si occupassero sul serio di Mezzogiorno. Non capisco come una formazione politica che geneticamente è meridionale ignora completamente la questione meridionale. Lo dico sul serio, questa è una critica feroce, insomma. Lo dico con tutto il rispetto, che non vorrei che per quattro fiducchiosi voti da prendere a Bergamo, mi sembra, non si fa la battaglia meridionalista, di cui io sono ritenuto a torto a ragione uno dei massimi portatori, spero di dimostrarlo, che mi ci sono preparato 20 anni, oltre quelli di prima, agli altri 30 a questa battaglia. Non sto improvvisando, non è casuale queste sigle così, che in sé sono visibili contro la sostanza. Ma insomma, anche questo è un punto. Può anche darsi che Montenero, per la vostra forza, non per la mia, probabilmente sono un po' più pazzo, scatenato, allenato, un po' più così, insomma, diventi Montenero un centro di propulsione del nuovo meridionalismo. Questa è la cosa per cui mi interessa il dialogo con voi, che siete tecnicamente figli, anche miei, insomma, e in quanto tale io vi rispetto e mi porgo al servizio se Dio ci aiuta. Poi qui ci sarà Lorenzo che farà una proposta per una cosa seria, che riprenderemo poi fra un mese, più là, se non dobbiamo nemmeno annoiare questi amici strepitosi, fratelli, sorelle che sono qui, insomma, per me è un modo per salutare queste quattro cose così confuse che sto dicendo. Detto questo, qual è il senso di quello che ho raccontato? Quello che stiamo facendo è il prodotto di questa scuola di cui voi siete tutti maestri, da Michele, Antonino, Michele, Pasqualino, Michele, tutti, Leonice, ok? Tanti amici. Quindi siete voi la radice di questa fatica, di questa buona battaglia, che condurremo questa volta fino alla morte. Io ho dovuto giurare a me stesso, ho dovuto chiamare la mia remota, piccola famiglia che ho fatto in punta di piede per caso, perché non mi sentivo all'altezza dato il mio disordine vitale, gli ho detto: mi richiamano a fare il guerriero, perché la politica seria è anche una dolce guerra, è una strana, quindi bisogna sapere, non è fare il peracottare, andare cercando incarichi, è il contrario. E ho detto anche a mia moglie Antonella, t'avevo detto di non sposarmi perché sono uno inadatto, perché mi richiamano, questa cosa è chiara, se Dio mi darà 10 anni ci dovrò lavorare 10 anni al tempo pieno, perché non posso tirare indietro, lancio il movimento neomeridionalista e poi alla prima difficoltà. E questo ti ricambia anche la vita. Io per 10 anni ho fatto l'economista, l'imprenditore, ho imparato altri mestieri, per fortuna, mi ero stufato della politica, come ho fatto, ho rifiutato 2 volte di fare il senatore, non mi volevo confondere, lo dico sul serio, lo sanno tutti, e quindi ho le carte in regola tutti per sfidarle, su di noi a chiacchiera, da tutti i punti di vista, non solo sulla legalità, soprattutto sull'economia, per essere chiaro, che è una partita seria, oltre che sulla costruzione di veri partiti, che senza veri partiti non c'è democrazia, senza democrazia non c'è repubblica, senza questo c'è la degenerazione, quando mi segue. Quindi, problema vero in Italia, scordiamoci, sti 20 anni, si devono ricostruire partiti, lo dico, al di là di tutti i social network, anche poi chiamiamo le club con le sezioni di paese, gli iscritti, i direttivi, i segretari provinciali, con il partito che comanda sugli eletti. È chiaro? Non poi vi spiego scientificamente perché, se no gli eletti fanno fuori tutti gli altri. Insomma, è talmente ovvio
contro ogni forma di populismo. De Santis, che è l'ultimo paesano più umile di tutti voi, io sono contro i guru, è chiaro qual è il punto, sono per i santi, quindi noi dobbiamo liquidare il populismo, è chiaro? I leader attuali sono tutti quasi populisti e personalisti, ma capite il concetto? Tutti, vecchi e nuovi, attenzione ragazzi, attenzione a narrazione, a fabulatori, la politica, il governo, se è difficile governare una famiglia di 3 persone, cioè condominio, è chiaro che intendiamo cose serie, all'arte di governo di una società complessissima che ormai non ha più regola, di, diciamo, sfranciata ma mutata ogni minuto dalla globalizzazione, dalla finanziarizzazione, dall'informatizzazione, ma che stiamo dicendo? Vorrei tanto tornare agli anni 60, così dolce, eccetera. Andiamo in un altro mondo, ci siamo persi, qui c'è bisogno di genio e quindi c'è bisogno di politica organizzata. Quindi tutte le fesserie, partita leggera, pesante, sono cazzo. Chi ragiona così vuol dire che non vuole costruire democrazia. Partito è un partito. Partito organizzato, con regole militari, aggiungo. E quindi io, poiché sono convinto che Montenegro è un paese serio, insisto, più di quanto pensate voi che rimandano a pagare qua, che ho visto pagare, perché è tremendo, santo Dio, ecco, che Dio ci perdoni, ma tutta fare, la vuol dire. Quindi, allora, quindi da Montenegro, allora dico questa cosa per i ragazzi, lavoriamo per farne un punto di capitalizzazione nazionale, quindi non una roba paesana nel senso stupido, di tutto il neomeridionalismo, che è un modo di ragionare sull'intera politica italiana e sulla Repubblica della Costruzione. Finito questo, quindi quello che stiamo facendo è il prodotto vostro. Pasquale, mi stai seguendo? Ok, quindi io sono voi, faccio queste cose perché me l'avete insegnato, quindi vi appartiene quello che sto dicendo. Allora, seconda questione, per quanto riguarda invece gli aspetti, diciamo, faccio solo un cenno perché ci torneremo. Allora, mettiamola così. La globalizzazione economica che fa? Disgrega, diciamo, gli equilibri degli stati nazionali. Con la globalizzazione non è egemone il mercato nazionale, né più lo Stato nazionale, insomma, in linea di massima, anche chi non ha mai sentito cose le capisce. Quindi ridiventano centrali dimensioni globali che prima ci interessavano di meno, non perché la globalizzazione non ci sia stata anche nel passato, alla fine dell'Ottocento c'è stato un ciclo di globalizzazione, chi di voi, anche tu fai scienze politiche, le studi queste cose anche di storia economica. Si costruisce l'Unione Europea che è in crisi radicale, l'Unione Europea è in crisi totale, è una situazione pericolosissima, quindi in pochi anni siamo andati dall'enfasi dell'Europa alla grande casa che sta crollando, stanno con una tensione nazionalista, la Germania che va sull'asse russo, cose che ci vuole dire, sono quattro che ci vuole essere il professore per sapere queste cose, le sanno tutte, ecco, le possiamo studiare, leggere, almanaccare, insomma, basta, la sapienza non è l'erudizione, ci vuole buona volontà, ecco. Dopodiché gli stati, nazioni, non vuol dire sono morti, sono in crisi, per certi versi dico solo vanno rafforzati, non demoliti, però vanno rafforzati in modo diverso. Quindi che succede? Che i vari territori sono costretti a competere da soli, i sistemi territoriali che competono diciamo, nei mercati mondiali. Detto in sintesi, una cosa che la letteratura lunghissima, palle, retoriche, libri, chiacchiere, questo è il punto di mutazione. Quindi globalizzazione, crisi dello Stato-Nazione, centralità dei territori, cioè nel senso che, per dire, pezzi dell'asse adriatico competono contro l'Emilia-Romagna, è chiaro, detto in modo rozzo, se uno non lo capisce, parla di un'Italia che non c'è, è chiaro per il punto, i territori competono, purtroppo è triste, è pure antipatico, ma è così, basta fare un po' di analisi economiche più serie, non bisogna essere raffinati economisti Lord Keynes, ecco. Allora, ecco che viene il tema, quello positivo del federalismo serio, quello negativo è il leghismo, è chiaro il divisionismo. In Italia è stato spacciato per federalismo il leghismo, con tutti gli altri, che abbiamo assistito 20 anni come scimuniti.
alla triturazione di quel po' di nazione di Stato che avevamo. Allora, in questo quadro, l'equilibrio già difficile, complicato, il compromesso tra nord e sud è saltato almeno da 10 anni, è saltato, no? Era costruito su una serie di paradossi, era costruito sul debito pubblico infinito, per esempio. Dopodiché non lo puoi. Era costruito sull'equilibrio fiscale che poi è saltato, perché dopo il 90 c'è stato un aumento geometrico della pressione fiscale, soprattutto sui piccoli imprenditori, artigiani, commercianti. In tutto il tempo, qui qualcuno non se ne accorge perché fa il pubblico impiegato. In tutto il tempo, sono avvenute delle mutazioni in pochi anni drammatiche. Attenzione, ragazzi, perché se dobbiamo fare il rivoluzionario, lo dobbiamo fare sul serio, con la sapienza, però facciamo sempre false rivoluzioni. Pazienza, è meglio tentare quella che essere cretino e ammonito totale. Ecco, quindi, quando non abbiamo più potuto aumentare il debito pubblico e aumentare la pressione fiscale, è eccessiva, basta fare la comparazione europea, questo spesso, qual è l'errore? Che la destra sbagliata enfatizza il selvaggiume degli imprenditori, la sinistra sbagliata fa finta che gli imprenditori non ci sono, e senza gli imprenditori non c'è ricchezza, questo è chiaro. Ecco perché stiamo proponendo schemi interpretativi diversi. Io parlo così dopo che ci abbiamo lavorato 20 anni. Uno mi dice: ma perché studi ancora? Perché fai quella cosa? E perché non fai il senatore? Perché non fai perché? Perché ecco, quando ci sono queste grandi mutazioni bisogna avere l'umiltà dei contadini. E quando sei sicuro delle cose le vai a predicare, come facevano gli antichi profeti. Che facevano? Andavano nel deserto, pregavano 10 anni di loro Dio, studiavano e andavano ad annunciare qualcosa, no, sparavano fesserie. Lo stavo per dire in siciliano, un altro termine straordinario che poi mi uscirà. Io sono uno di quei rari uomini che ho tutto il sud, mi sono girato, sono stato in tutte le regioni, quindi, ecco, quindi sono sicuro monterrese sicuro romano, l'ho fatta apposta per incorporare questi territori addosso, per poter un po' narrare, non dico rappresentare. Questo lo dovete fare voi, io devo lavorare per trasformare voi in leader, i ragazzini, e chiedere ai miei amici, e ancora con 50 anni secchi, 45 anni, insomma, di aiutare questo passaggio di leadership, insomma, quindi anche gli amici qui presenti, i miei grandi amici in prima fila, li voglio bene, a cui romperò le scatole, no? Come senior, mi tocca, come fratello maggiore, no? Mi tocca. Allora, quindi in questo quadro si è rotto completamente l'equilibrio. E allora, adesso attenzione, lo dico così e lo dico con cattiveria. La più grande fesseria che si racconta in Italia, una delle grandi fesserie, è quella dei flussi enormi di spesa per il sud. Questa è una fesseria. È chiaro? Adesso ditemi, consiglia, se tanti di voi non pensano a questa cosa, non pensano che tutti i giorni con le fasi della Repubblica, la Bocconi, il professore di destra, di sinistra, di centro, a Pallini, dicono queste cose. Allora, non è vero per niente. Allora, in termini di analisi storica, e comunque per quanto riguarda la contemporaneità, se noi andiamo a analizzare i flussi di spesa pubblica per investimento al sud, non arriva una lira, si dice un euro, dai, è chiaro il concetto. E non c'entra niente che governano la destra, la sinistra, la finta destra, perché sono fesserie. Perché i fatti vanno oltre queste fesserie, le apparenze, e le false destre e le false sinistre, per dire fino in fondo. Andiamo all'ultimo esempio. Allora, il patto costituzionale era che in questo settennio 2007-2013, settennio di programmazione comunitaria, spendessimo per infrastrutture, conto capitale, nel sud 50 miliardi di euro su una 60 complessiva. Il FAS